Allora, dottor Colella eredita una situazione complessa. Da dove può ripartire Poste Italiane? Ma intanto mi sono insediato da pochissimi giorni venerdì scorso. Quello che posso dire è che si è allacciato un rinnovato rapporto con l'ente di governo. In questi giorni mi sono visto più volte con il presidente della provincia di Padova, nonché il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Qui abbiamo innescato un percorso collaborativo per cercare di trovare quelle soluzioni che servono per fare un ottimo trasporto di qualità del trasporto pubblico, tenendo presente la sostenibilità economica e finanziaria del contratto di servizio, ovviamente. Per quanto concerne i prossimi passi, tenendo presente che comunque il contratto di servizio è nato nel 2017 e che aveva una caratura completamente diversa dagli eventi che si sono poi innescati nel percorso degli anni, pandemia, che poi ha portato a una riduzione di quasi il 40% dei ricavi da bigliettazione, perché non bisogna, nonché la parte relativa al caro dell'energia, a un aumento dei prezzi del 38% dell'energia, un aumento dei prezzi delle materie prime, perché non bisogna dimenticarsi che i mezzi meno male vengono acquistati e sono stati acquistati, ma con un aumento di prezzi molto, molto più alti, maggiori del 100% rispetto alla pre-pandemia o pre-guerra. Questo contesto ha creato logicamente delle problematiche che stiamo affrontando. Comunque i prossimi passi saranno entro il 31-12, ho garantito, nella speranza di trovare gli autisti che non sono reperibili né a livello europeo né a livello nazionale con grande facilità e comunque neanche a Padova, 20 autisti da assumere entro il 31 di dicembre. Ho garantito che l'Academy, che si avvierà a breve, potrà in qualche modo innescare delle ulteriori ingressi di autisti tra primavera e estate, spero in una cinquantina di unità. Quindi questo percorso virtuoso permetterà da una parte di trovare delle soluzioni tanto, tanto richieste, diciamo, dall'ente da una parte, da noi e dalle parti sociali. Dall'altra dovrebbe migliorare logicamente per affrontare un altro problema, un altro discorso, cioè cercare di invogliare le persone a utilizzare il mezzo pubblico con altre iniziative che possono essere messe a terra, spero nel breve termine.